Beh, mio padre sicuramente era una persona giovane, aveva poco più di 30 anni, era una persona entusiasta, era una persona che sicuramente credeva molto in quello che faceva. Un uomo innamorato, padre di una bambina molto piccola, sicuramente mi voleva molto bene. Questo era. La nostra relazione è cominciata così, nel marzo del 70. Ricordo che Omar mi disse: "Se vinciamo le elezioni, allora ci potremo sposare." Gli chiesi il perché e lui rispose: "Perché se vince la destra, non mi lasceranno mai vivere." Por el senador Salvador Allende, 153 votos. Por el señor Jorge Alessandri, 35 votos. Ci siamo sposati il 30 ottobre del 70. El siguiente comunicado. Desde las 10:30 horas se ha requerido rendición de Salvador Allende. Il processo che viene messo in piedi in Italia contro Podgers è quasi un miracolo. Succede quindi che all'interno di una serie di indagini, di inchieste, di processi, ci sia un'inchiesta che riguarda il piano Condor. Uno di questi personaggi colpiti si chiamava Alfonso Podgers. Rapidamente è stato instradato e si è ritrovato detenuto in Italia di questo processo che si è iniziato a celebrare dal 2010 a Roma. Non è possibile che non ci abbiano restituito i corpi, non è possibile che non ci sia una presa di coscienza reale dell'orrore che è stato. Che ancora si definisca che la dittatura c'è stata e serviva per avere uno sviluppo economico del paese, ma lo sviluppo economico ci doveva costare 35.000 morti.